Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro più gufo, cari followers. Buona settimana a tutti, oggi è lunedì, si riprende la solita routine settimanale, una routine molto triste perché voi sapete che da un mese a questa parte noi siamo molto tristi perché la nostra Juventus non carbura, non rende sul campo, non ci porta gioie. Comunque, prima di iniziare a commentare le notizie dal mondo Juventus, vi ricordo il momento tenerezza. Iscrivetevi al canale, fatevi un giro nel canale, guardate gli altri video che ho fatto, soprattutto quelli dove prendiamo in giro i cartonati. E se vi piace il canale, ragazzi, iscrivetevi e vi ricordo che l'iscrizione è gratuita, c'è solo la fatica, il fastidio di andare sul tasto iscriviti e fare click. Io da parte mia vi prometto che non ci sarà alcun Peppino Chinè che fa indagini sul vostro conto, perché ragazzi, iscriversi a un canale della Juve al giorno d'oggi potrebbe infastidire il mio amico personale Peppino Chinè. Ragazzi, parliamo un attimo di Juventus. Voi sapete che qui io non vi do notizie. Alla fine molti mi scrivono queste cose e cercano di offendermi. Io non mi offendo, ragazzi, io non porto novità. Io commento le notizie che arrivano dal mondo Juventus. Io do la mia opinione e la scrivo, la commento sui social, sul canale. Poi voi ovviamente mi direte quello che ne pensate. Se non siete d'accordo, ragazzi, è normale, non c'è nulla di cui per preoccuparsi o vergognarsi, perché alla fine ognuno ha la sua opinione. Io vi dico la mia opinione su Allegri e sulla Juventus. Ragazzi, la squadra si vede benissimo, è inutile che ve lo venga a dire io, la squadra non rende. Secondo me hanno mollato. Il problema adesso è quando fare il cambio allenatore, se farlo subito o se farlo a fine stagione. Secondo me loro hanno voluto dare pazienza, hanno voluto credere fino all'ultimo in Massimiliano Allegri. Adesso io penso che Giuntoli a fine anno comunque vorrà cambiare allenatore. Adesso il punto è: dobbiamo aspettare la fine dell'anno o dobbiamo comunque cercare di portare almeno a casa la qualificazione alla Champions, che comunque è messa al momento è in pericolo, visto che comunque abbiamo fatto un punto nelle ultime 8-9 partite, quello che è. Mancano 9 partite alla fine del campionato. Io vi dico una cosa: abbiamo comunque il Milan che ormai è a 4 punti, ci ha superato e va felice verso il secondo posto. Abbiamo il Bologna a 5 punti. Abbiamo guadagnato un punto sul Bologna, un'ottima squadra. No, non hai guadagnato un punto sul Bologna, perché quello è il Bologna. È una squadra che sta facendo la migliore stagione della sua storia, questo lo posso capire, però comunque è un pericolo perché questi qui non mollano e comunque vanno in Champions e ti vengono adesso a fare comunque la guerra per andare in Champions, perché da dietro al Bologna a 3 punti c'è la Roma. Attenzione, perché la Roma comunque a 51 punti, sono 8 punti, 8 lunghezze da noi. La Roma sta andando forte, quindi ragazzi, a questo punto io sono anche preoccupato, come voi, che possiamo anche avere dei problemi alla qualificazione alla Champions. Secondo voi è giusto portare un traghettatore, uno che comunque voglia venire alla Juventus, fare queste 9 partite che rimangono e cercare di centrare la qualificazione? Non lo so, ragazzi, è un rischio. Però è anche un rischio tenere Allegri, perché la squadra comunque non sta, non rende, la squadra proprio non lo segue più, la squadra ha mollato. Ci restano queste 9 partite, ci resta la Champions, magari la Coppa Italia, anche lì la vedo difficile perché comunque questa squadra non è motivata. Io vi dico una cosa: secondo me noi abbiamo anche un altro problema, che non tutti ne parlano, che non tutti ci pensano a questa cosa, ma secondo me andrebbe fatto un cambio in panchina, soprattutto per un motivo, che ve lo dico subito. Noi abbiamo dei calciatori chiave, dei giocatori comunque che sono importanti per la Juventus, sono delle risorse importanti per la prima squadra e sono dei calciatori che alla fine sono un asset economico molto importante. E questi calciatori non stanno rendendo, non stanno migliorando, se no il contrario, stanno proprio retrocedendo. Uno è Chiesa, che comunque ha un attenuante per aver avuto un infortunio grave, che ormai però dovrebbe essere messo alle spalle, e l'altro è Vlahovic. Questi calciatori, che sono quelli che valgono più degli altri dal punto di vista economico, questi calciatori li dobbiamo recuperare. Li dobbiamo recuperare assolutamente, perché si stanno perdendo. E perdere dei calciatori come Chiesa e come Vlahovic vuol dire che poi li devi vendere a 20 milioni, 30 milioni e nessuno li vuole.
quando questi qui comunque valgono molto di più, però se tu non li fai rendere, questi calciatori proprio si stanno perdendo il loro valore. E questa cosa a me mi preoccupa. Poi dobbiamo cercare di capire anche l'anno prossimo chi viene a fare comunque l'allenatore della Juventus. Perché si parla di Zidane, si parla di Klopp, vediamo se viene quello lì, vediamo se viene quest'altro, tutti a puntare in alto. Però cari followers, Zidane, lo stesso Conte e questi allenatori che sono allenatori importanti, che sono allenatori tra virgolette vincenti, loro non vengono alla Juve così. Questi vengono alla Juve se tu gli dai la garanzia che prepari comunque una rosa che possa essere a livello per poter vincere qualcosa. Una rosa competitiva. Tu al momento sei comunque in difficoltà perché non hai le risorse economiche per costruire una squadra vincente, neanche in Italia. Figurati in Europa, figurati lì andare a partecipare poi quando sarà. Vai a partecipare al mondiale per club, vai lì e fai una bella figura di merendina in Mondo Visione perché vai a giocare con Miretti e con compagnia bella. Quindi ragazzi, al momento l'allenatore bisogna trovare anche uno che sì, che sia bravo, ma comunque la difficoltà è portarlo a Torino e sederlo sulla panchina, perché spesso questi allenatori possono fare pure la trattativa. Ti riempiamo di soldi, va bene, ma non si tratta di soldi. Magari si tratta che questi allenatori proprio non vogliono venire alla Juventus. Poi dobbiamo capire un traghettatore che sia disposto a fare le ultime partite per poterci portare in Champions, per guadagnare, per vincere quelle 3-4 partite che ti danno la certezza di andare in Champions. Dove lo troviamo noi? Uno che sia disposto a fare quelle poche partite, uno che sia competitivo, uno che sia comunque a livello abbastanza professionale da poterti fare vincere quelle 3-4 partite. Perché se no chiamiamo pure noi Mazzarri e chiamiamo pure noi Garcia, questo viene, io sono cambiato, faccio questo, faccio così e poi alla fine facciamo peggio del Napoli. L'avete visto al Napoli, cambio di allenatore, è venuto uno che era peggio di quello che stava e adesso è venuto un altro che è a società con la con una nazionale slovena lì, dov'è che fa questo, che allena part time il Napoli, e anche lui nonostante ieri hanno fatto 1-1 è un allenatore un po' bau bau micio micio, non è che ha vinto chissà che vincerà chissà che. Quindi è anche difficile trovare un traghettatore. Quindi ragazzi, vediamo che cosa succede. Poi vi dico la mia opinione brevemente sulle parole di Allegri, dove tutti vedono questo scandalo. Io non vedo nessuno scandalo. Cioè io mi riferisco al fatto che Allegri ha risposto a quel giornalista e ha risposto male. Si vede che ha lo sbando, si vede che è fuori controllo, perché tu non puoi rispondere così a un giornalista. Chi lo dice? Secondo me ha fatto bene. Ragazzi, la squadra non va bene, abbiamo dei seri problemi e dove la squadra proprio non c'è, la squadra non rende, la squadra va male, ci sono tanti problemi. Questo può essere anche un allenatore così che si è perso, che è incompetente, che non sa fare una mazza, che non è in grado neanche di sgusciare un uovo, però questo signore qua, secondo me, almeno lui, bene o male, a lume di naso sa più o meno quello che non va alla squadra. Quindi è normale che già sei incazzato perché la squadra va male, già sei incazzato perché, come dice sempre Allegri, io sono d'accordo che adesso c'è un lungo stop, ci sono almeno 15 giorni fino a quando c'è la ripresa del campionato, è normale che sono le vacanze e tu le vivi male fino alla prossima partita e sei triste. Quindi è normale che se uno viene a fare il saputello del cactus, tu ti arrabbi e dici no, stai zitto, ti metto al tuo posto, devi stare muto, io faccio l'allenatore e tu fai il giornalista. Non è che mo mi devi dare tutti questi consigli, queste cose. Stai zitto, me la vedo io. Secondo me lì Allegri ha fatto bene. Mettere al proprio posto quelli che già la squadra va male, già tu sei arrabbiato, è normale che a questo qua lo devi mettere al suo posto, perché non si devono permettere. Lì almeno Allegri, secondo me tutto questo scandalo io non lo vedo. Ha risposto male, ha perso le staffe, si è fatto sopraffare dai nervi. Ha fatto bene, mettere al suo posto quello che parla, ma alla fine deve stare zitto, perché fino a prova contraria l'allenatore è lui. Poi quando ci andrà il giornalista, lì vediamo un po' che cosa succede.
Cari followers, prima di chiudere vorrei farvi notare, comunque vorrei commentare con voi questo episodio che è successo nella partita di ieri sera, dove il Napoli e la SFU Inter di Milano hanno pareggiato 1-1. C'è stato questo caso, diciamo, di Acerbi che ha fatto delle dichiarazioni, degli insulti lì contro Juan Jesus. Io vi dico la mia, vi dico la mia opinione. Io non sono qui adesso per fare giustizia, il giustizialista, se è giusto punire Acerbi o se lo dobbiamo squalificare, non sta a me dirlo, anche perché io sono sicuro che la procura sicuramente proprio nello specifico, proprio l'abbiamo visto quando si tratta di Inter, loro sono comunque sempre allerta, quindi sicuramente interverranno subito, perché quando si tratta di Inter loro sono veramente efficaci con gli interventi. A parte gli scherzi, ragazzi, non importa quello che ha fatto Acerbi, nel senso che io non sono qui per commentare questa cosa, io vorrei commentare quello che ha fatto Juan Jesus, perché io vi posso dire che gli insulti proprio razziali, quando si parla di razzismo, è qualcosa di veramente brutto, perché io non vi sto qui a commentare, però ragazzi, ho viaggiato tanto, so di quello che stiamo parlando, so che cos'è il razzismo, e alla fine è molto brutto ricevere degli insulti di tipo proprio razzista, e quindi Juan Jesus aveva la possibilità, aveva in mano il coltello dalla parte del manico, aveva in mano la possibilità di fare del male ad Acerbi e non l'ha fatto, e questa è comunque una cosa che gli fa onore. Lui comunque è stato insultato, si è arrabbiato, queste cose, ragazzi, io ve lo posso garantire perché so di quello che si parla, fanno veramente male dentro, e sono delle cose comunque che ti fanno sentire male proprio, è una cosa bruttissima, e lui aveva questa possibilità comunque di rivincita, nel senso di vendicarsi. E nell'intervista lui ha detto no, comunque sono cose che sono successe nel campo, quindi adesso la partita è finita, lui poi è venuto a chiedere scuse, è un bravo ragazzo, quindi per me finisce lì. Quando invece lui poteva infierire, poteva veramente fare del male a questo calciatore, perché ragazzi è stato veramente una brava persona. Questo è perché io ho sempre giudicato tutti i calciatori, noi li giudichiamo perché li vediamo giocare in campo e dici vabbè, questo è bravo. E nel caso di Juan Jesus, per non offenderlo, non voglio dire scarso, però ragazzi, la verità è che proprio personalmente non ho mai giudicato Juan Jesus come un bravo calciatore, perché secondo me lui è un calciatore, diciamo così, modesto, e chiedo venia, mi dispiace pure dirlo, però vi dico la mia opinione, io non l'ho mai visto come un calciatore forte. Quando lui era all'Inter non l'ho mai visto come un calciatore bravo, poi è andato alla Roma, anche lì ha fatto maluccio, adesso è al Napoli, nonostante lo scudetto che hanno vinto l'anno scorso, secondo me lui non è tra i migliori difensori della Serie A e non lo è mai stato, questo è il mio giudizio. Poi però se noi dal giudicare il calciatore in base alle sue performance in campo andiamo a vedere quello che può essere l'uomo Juan Jesus, lì ragazzi bisogna fare i complimenti a quest'uomo, perché ripeto, poteva anche reagire in maniera diversa, differente, e si è confermato comunque essere un grande uomo, ha agito in maniera lucida, si è comportato veramente in una maniera impeccabile, quindi bisogna fare un plauso a questo, all'uomo Juan Jesus, perché veramente proprio nella giornata del razzismo questi episodi non dovevano succedere, e lui comunque ha dato proprio una grande mano al sistema, perché veramente una bella figura di merendina proprio il giorno in cui c'è la giornata contro il razzismo, facciamo queste uscite. Ad ogni modo, cari followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui, vi ricordo il momento tenerezza, iscrivetevi al canale, lasciate un like, noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Seduta triste, perché da qui alla prossima partita della Juventus ci aspettano dei lunghi giorni e di psicologia amara, di momenti amari proprio, perché la squadra non c'è, però noi siamo juventini, dobbiamo supportare la nostra squadra fino alla fine, quindi troveremo il modo di poterci rialzare. Cari followers, un abbraccio grande, ricordate che chi non si iscrive al canale
è un peppino chinè. Yeah.